Ciao a tutti, sono Vincenzo Greco e in questo video voglio parlarvi di RPG di Quadriade. Ma prima di iniziare vi chiedo gentilmente di iscrivervi al mio canale, mettere un like a questo video e magari lasciare un commento. Vi ricordo, come in tutti i video ormai per chi mi segue, che vi ricordo l'uscita del manuale del metodo del chitarrista completo scritto con Alexandra Maiolo. Vi consiglio di acquistarlo, lo trovate su tutti gli store digitali e anche fisici. Ok. Gli RPG di Quadriade, lo dice la parola, sono RPG a quattro voci, cioè sono le note dell'accordo di settima, che può essere di vario tipo l'accordo di settima. Sì, quando parliamo di accordo di settima parliamo in generale di un accordo a quattro voci, suonate melodicamente staccate, quindi suonate in sequenza. Abbiamo già visto in un video per quanto riguarda l'uso e anche le diteggiature degli RPG di Triade, oggi vedremo le diteggiature degli RPG di Quadriade. Nella descrizione del video vi lascio le dispense dove vedere le posizioni che sto per farvi vedere. Vi farò vedere le posizioni di Do major 7. Vi ricordo un attimo che questi accordi sono posizionati su queste tipologie di accordi che vi sto per far vedere sono posizionati su dei gradi della scala maggiore. Quindi il major 7 noi li troviamo, vi rammento, sull'accordo di major 7 in una scala maggiore, nell'armonizzazione lo troviamo sul primo e quarto grado. Il minor 7, quindi Do minor 7, sul secondo, terzo e sesto. Il 7, cioè C7, C7, Do settima, sta sul quinto grado, l'accordo dominante, e poi sul settimo grado abbiamo il semi diminuito, minore settima abbiamo le 5, quindi Do minore settima abbiamo le 5, semi diminuito. Vi farò vedere solamente queste posizioni perché poi da queste possiamo ricavarne altre. Ok, nelle dispense che vi sto lasciando, in realtà le posizioni dell'accordo sono scritte, le posizioni dell'arpeggio sono scritte, diciamo, tutti i major 7, tutte le posizioni, diciamo, del minor 7, tutti del 7 e tutti del semi diminuito sono messe col sistema Caged. Noi seguiremo sempre il sistema Caged, cioè la posizione relativa a una delle forme dell'accordo legato al Caged, ma faremo una cosa differente. Vedremo il C major 7 nella posizione di una posizione certa del Caged, il C minor 7 in una posizione del Caged e così via. Adesso ve lo faccio vedere, così è più semplice da capire. Allora, innanzitutto vi rammento le posizioni del Caged, che sono C, A, G, E, D e poi comincia con C e così via. Adesso iniziamo a vedere le posizioni di Do major 7, Do minor 7, Do 7 e Do minore settima bemolle 5, cioè il semi minuito sulla posizione di A. Evito di prenderlo in questa posizione perché con le corde a vuoto mi mancherebbero delle note, quindi posizione di A, Do major 7, Do minor 7, Do 7, e Do semi diminuito. Questo per quanto riguarda il box, diciamo che è riferito alla forma di A. Andiamo alla forma di G. Do major 7, Do minor 7, Do 7, Do semi diminuito. Andiamo alla posizione di E, Do major 7, Do minor 7, Do 7, Do semi diminuito. Andiamo alla posizione di D, Do major 7, Do minor 7, Do 7, Do semi diminuito. Andiamo a posizione di C, Do major 7, Do minor 7, Do 7, Do semi diminuito, ultimo arpeggio. Queste posizioni possono essere viste anche, diciamo, in sequenza, cioè tutti i major 7 come di seguito, come scritto, diciamo, nella dispensa.
dipende un po' dal tipologia di studio, diciamo che andrebbero visti comunque in entrambi i modi, cioè sia tutte le posizioni delle tipologie di accordi, major 7, minor 7, 7 e semidiminuito nella forma di A, G, E, D, C, e sia diciamo in sequenza tutti i major 7, tutti i minor 7, tutti i 7 e tutti i semidiminuiti, in modo praticamente di studiarli in maniera diciamo incrociata. Chiaramente questo non vi garantisce la conoscenza di tutte le note, vi aiuta intanto all'orecchio a sentire le note staccate e poi il fatto che comunque quando improvviseremo diciamo in maniera più diciamo evoluta, se vogliamo usare questo termine, perché usare la settima vuol dire aggiungere una nota dissonante nel nostro fraseggio per sottolineare appunto una nota dell'accordo. L'abbiamo già visto nel video dove suono con le triadi su Hotel California, se non l'avete visto vi consiglio di vederlo. Con le triadi, diciamo, lo stesso principio funziona per gli accordi diciamo di settima, solo che avendo una nota in più abbiamo comunque un suono in più da gestire, che diciamo in ambito jazz si utilizza tantissimo come note diciamo target note, sia la terza che la settima dell'accordo, perché sono le note più caratteristiche dell'accordo. E diciamo che questo è il primo step che riguarda diciamo lo studio degli accordi di quadriade. Poi nelle prossime volte magari vedremo degli esercizi per memorizzarli diciamo all'interno della scala maggiore, sempre delle posizioni del cadget, ma all'interno diciamo della scala maggiore di tutta l'armonizzazione. Per adesso ci fermiamo qui, una lezione piuttosto breve ma comunque che dà tanti spunti, perché sapere gli arpeggi è una condizione sine qua non per poter improvvisare in maniera più cosciente e soprattutto più consapevole, perché smettiamo di usare semplicemente una scala ma incrociamo praticamente il fraseggio con le note dell'accordo che passa sotto e quindi diventiamo sicuramente più coscienti del suono che riproduciamo. Altra cosa, io in genere faccio vedere, spiego i modi che non sono stati trattati fino adesso nei video proprio successivamente agli arpeggi, perché in realtà conoscere gli arpeggi vuol dire conoscere l'armatura di un modo e poi diciamo che per formare il modo mancano solamente tre note, che sono la nona, undicesima e tredicesima, seconda, quarta e sesta. Quindi in realtà conoscere gli arpeggi di quadriade vuol dire già conoscere una parte del modo, cioè quattro note su sette diciamo del modo che poi andremo a studiare. Bene, per questo è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!